leggermente per far formare delle bolle. Quelle bolle agiranno da centro di nucleazione, dopodiché inizierà il processo di cristallizzazione. Come per tutte le grandi scoperte scientifiche, si è acceso un dibattito e alcuni dei nostri scienziati sono scettici. L'unica obiezione che ho sull'esperimento della birra congelata è che adesso non può più berla. Purtroppo non la posso bere e devo convincere i miei amici a offrirmene una. Reazione fisica interessante, pessima scelta di materiale. Da che il mondo è mondo, gli uomini invidiano gli uccelli. Rimanere in quota è sempre stato il problema. Ma il nostro amico l'ha risolto durante la pausa pranzo. Il tipico aereo di carta è destinato a precipitare, ma il genio che ha costruito questo aereo ha fatto in modo che vada avanti all'infinito. Ho fatto tanti aerei di carta, non sono mai andati lontano. Quell'aereo volava così bene che non sembrava vero. Pensavo fosse appeso a un filo. È fortissimo, voglio imparare come si fa. Non è certo un aeroplano di carta come gli altri. È stato appositamente progettato dal suo proprietario, Phil Rossoni, per replicare ciò che accade dove osano le acque. Mi ricorda i grandi uccelli, avete presente? Trovano la corrente giusta e se ne stanno lassù senza dover fare un granché. Sfruttano le correnti ascensionali per volteggiare e adocchiare le prede. Potremmo dire che quel tizio ha creato un condor domestico. Bene, quindi il nostro condor condominiale sta sfruttando le correnti ascensionali, ma da dove arrivano? No! Dopo una breve ricerca in rete abbiamo trovato questo video esplicativo. Sono loro a creare il flusso dell'aria. Si avvicinano. Se potessimo allargare il piano della ripresa, vedremmo che il ragazzo regge un foglio di plastica trasparente e lo fa a un'angolatura tale che mentre avanza crea una corrente ascensionale di fronte al foglio e, spostandolo a destra e a sinistra e cambiando l'angolatura, controlla l'aereo. Ce l'hai fatta, eh? E ora un vero re degli esperimenti domestici. Una delle ultime mode su internet è la sfida del peperoncino. Loro ingoiano peperoncini piccanti, noi ci godiamo lo spettacolo.